Siamo in mezzo tra te. Benvenuti in una nuova slime challenge. I nostri iPhone decidono gli ingredienti dello slime. In realtà più che i nostri iPhone lo deciderà Siri. Facciamo una prova. Ehi Siri. Sì, funziona. Proviamo il mio. Ehi Siri. Ma non dovevi rispondere tu, deve rispondere il mio. È una domanda alla quale non so rispondere. Ma quale domanda? Ma chi ti ha fatto la domanda? Puoi far sta zitta il tuo Siri, che devo parlare con la mia. Siri, ti spiego, tu sei la mia Siri. Adesso lui parlerà con la propria, capito? Ho capito, ok, vai. Ehi Siri. Devi pure. Ma è un uomo? Ma tu chi sei? Non so rispondere a questa domanda. Posso fare qualcos'altro per aiutarti? Ma come si chiama, scusa? Scusa, come ti chiami? Siro, immagino. Sirio. Sirio? Vabbè, Sirio, ok, non ti preoccupare, grazie mille. A dopo. Quindi io ho Siri, l'assistente donna, mentre tu hai... Sirio, l'assistente uomo. Chi ci porterà più fortuna? Non lo so. Siri, mi raccomando, dobbiamo vincere noi. A turno gli chiederemo di lanciare un dado e a seconda del numero che uscirà dovremo prendere uno tra questi ingredienti. Li dovremmo aggiungere nella nostra ciotola e alla fine chi avrà fatto lo slime più bello sarà il vincitore della sfida. Ma prima di iniziare noi vi ricordiamo che sta per uscire in tutte le librerie il nostro libro Le Fantafiabe di Louis e Sophie. Ta-da! È super bello! All'interno sono contenute le fiabe più belle del mondo, riadattate in stile me contro te, con noi protagonisti. È un libro illustrato con dei disegni meravigliosi. Sarà disponibile in tutte le librerie dal 19 novembre, ma voi potete già preordinarlo. Vi basterà cliccare il link che trovate in descrizione oppure quelli che trovate nel primo commento a questo video. Lo potrete ordinare su Amazon e su tutti gli altri store online e in questo modo il 19 novembre quando uscirà vi arriverà direttamente a casa e lo potrete stringere tra le vostre mani. È super morbido come una nuvola, ma adesso via le fantafiabe perché è tempo di sfida. Yeah! Inizio io con la mia Siri. Ehi Siri, lancia due dadi. Ottimo, 6 e 6. 6 e 6 che fa? 12. Grande Siri, iniziamo benissimo. Ehi Siri, sei una stupida. Ma povera Siri. Ma mi fa iniziare così col 12. Con la pasta modellabile, non servirà a niente. Mi dispiace, aggiungi pure il tutto nella tua meravigliosa ciotolina. Ah, ma che fa? Ho rotto tutto. Guarda che soddisfacente. Non è soddisfacente, sei pazza, sì. Lo spremo. Piano, ma aspetta. E voilà, stupida pasta modellabile viola. E adesso è il momento della mia meravigliosa Siri. Ehi Siri. E tu un po' stonato. È un po' stonato, ogni volta ti risponde dopo mezz'ora. Puoi lanciare due dadi? Later. Ma dov'è? Cosa fa per ora? Dove sei? Ehi Siri, puoi lanciare due dadi? E là. Ehi là, puoi lanciare due dadi? Domanda interessante. Devi dare gli ordini però a lui. Devi rispondere. Sì, ma non devi dirgli puoi lanciare due dadi, devi dire lancia due dadi. Domanda interessante. Oh. Ehi Siri, puoi lanciare... Non devi fare la domanda a lui. E che devo dire? Lancia due dadi, devi dire. Ehi Siri, lancia due dadi. Hai fatto 4 e 4 con questo tiro. Grazie, vattene. Ok, quindi dove... 4 più 4 uguale 8. E quindi devo prendere i pisellini Findus, e no! Delle belle palline verde pisello. Allora, questi Siri qui non hanno capito nulla di questo gioco. Ma secondo me più che fare una sfida, vogliono annientarci. Si sono messi entrambi contro di noi. Lasciamoli scaldare, magari hanno bisogno un attimo per migliorare e lanciare i dadi alla perfezione. Boh, vedremo, andiamo avanti. Lancia due dadi. Scusa. Non ho potuto farne a meno. Ma di cosa non hai potuto fare a meno? Lancia due dadi. Hai fatto 4 e 1 con questo tiro. Oh, ok. 3 e 1, 5, 2, 3, 4 e 5. Che fortuna! Grazie Siri! Ho preso un bel turchese intenso metallizzato. Brava, brava. Aggiungi pure la tua colla in questo stronzino viola. Beh, aggiungo subito. Vai colla! Wow, è bellissima. Ma è stupenda. È la mia preferita. Ok, di nuovo il mio turno. Speriamo bene. Ehi Siri, lancia due dadi. Ottimo. 1 e 5. 6. No. Sì. No. La colla grigia. Argentata. Ehi Siri, si capisce che sei di parte. Ma che dici? Non so rispondere a questa domanda. Ecco. Posso fare qualcos'altro per aiutarti? No, non fare niente Siri, va bene così, grazie. Ecco la mia colla, arriva. Scendi tutta per bene. Che bel colore.
piena di glitter. Si muovono tutte le palline. Forza Siri, forza Siri, sbaglia numero. Ehi Siri, lancia due dadi. Lunga vita e prosperità terrestre. Ma niente, la tua Siri è completamente impazzita. È ubriaca. Ehi Siri, lancia due dadi. Ehi Siri, no! Piero, calma. Ehi Siri, aiuto, aiuto. Perché Zitto. Abbiamo pensato di fare questo video? Lancia due dadi. Hai fatto due e tre. Grazie. Grazie, come poco fa, di nuovo. Lancia altri due dadi. Non so se ho capito bene. Hai capito benissimo. Lancia due dadi. Hai fatto 5 e 4 stavolta. Ok, 9. Grazie. Grazie. Grazie a te. Mi sa che questo è il 9. È uno scherzo. No. È uno scherzo. Devi aggiungere il gel per capelli. Non può essere veramente tutto così. Tuo. Il gel per capelli. Già, già. Ma lei mi odia. Ehi Siri. Che sta per fare? Tu mi odi? Non sono capace di odiare. Lei dai, poverina, lei ha lanciato solamente i dadi. Ok. Che bello. Chissà se lo slime verrà mai con questo gel, non so. Ehi Siri, lancia due dadi. Hai fatto 5 e 6 stavolta. 11? No, la schiuma da barba. Ma che cosa c'è della schiuma da barba con le palline? Ti verrà un crunchy fluffy slime. Più che altro ho paura che adesso voli tutto dovunque. Esatto. Calma, piano. Ah no, non è successo proprio un bel niente. Ti consiglio di non metterne tanta. Tocca di nuovo a te. Ehi Siri, di il numero 3. Ma che dire il numero 3? No, 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 Siri, Siri, non dire proprio un bel niente. Ciao. Ok, ciao, se n'è andata. Devi dire che deve lanciare due dadi. Ehi Siri, puoi dire il numero 2? No, neanche. No, Siri, non dire il numero 2, dici il numero ciao. Interessante. Ma come domanda interessante? No, non è interessante. Ehi Siri, lancia due dadi. Hai fatto 2 e 3 con questo tiro. Sempre 5. È già uscito Siri. È il mio numero fortunato. Lancia due dadi. Hai fatto 5 e 2. Uguale 7. Non può essere quello schifo. Schifo? È una colla, è bellissimo. Ma una colla verde opaca, lo sai che io odio questa colla. È proprio quella che butterei dal mondo. Allora dalla a me. No, 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 comunque mi serve. La verso. A me piace davvero tantissimo. E poi così hai tutte le colle opache. No, non sono tutte le colle opache. Perché questa qui era metallizzata, ti ricordo. Ehi Siri, uomo. Homo sapiens è la definizione. Ma che uomo sapiens? Un essere umano moderno. Va bene, grazie. Non mi interessa. Un essere umano moderno. Ehi Siri. Sì. Lancia due dadi. 1 e 3. Uguale 4. 4, sì. La colla viola. Anche se in realtà mi fa un po' schifo, perché ogni volta capita il viola con le palline verdi. Però va bene. Bellissima questa colla. Davvero stupenda. Non ha niente a che vedere con la colla verde opaca. La giunga tutta. La mettiamo per bene sopra la schiuma da barba. In questo modo si creerà un mix vincente. E ne rimangono gli ultimi numeri. Ehi Siri, concentrati. Speriamo esca il 10. Neanche mi risponde, quindi figuratevi se si concentra. Sarà in bagno. Può darsi. Ehi Siri, lancia due dadi. Hai fatto 2 e 3 stavolta. Sempre 5. Sempre 5. Ehi Siri, un altro numero, un altro dado. Ehi Siri, lancia nuovamente due dadi. Hai fatto 6 e 6 stavolta. E 12 non ce l'abbiamo. Ehi Siri, lancia nuovamente due dadi. Much, much later. Hai fatto 1 e 2 stavolta. 1 e 2. Hai fatto 3 e 3. Qual è il 3? Questa no, qui è la colla bellissima. Con la dorata, glitterata, stupenda, organizzata. E vai, e vai, e vai. La verso subito. Ed è subito Natale. Woohoo! Che bella, questa è in assoluto la colla più bella di tutto il gioco. Lo so. Ma tu stai mettendo le colle a zona? Hai fatto verde, blu, viola e dorato. Esatto, perché poi sono curiosa di sapere cosa succederà non appena le mescolerò tutte. Rimangono soltanto gli ultimi due ingredienti. Quindi direi di lasciar scegliere al mio Sirio testa o croce. Ok, quindi questa è testa e se esce croce la prenderò io. Perché quella è croce. Eh? Se esce croce io prenderò la testa, capito? È un ragionamento complicato. Ok, ok, va bene. Non so se è tu. Ok, sì. Ehi Siri, lancia una moneta. Testa. Ma subito così, ma aspetta un attimo. Almeno crea un po' di suspense. Fai finta che lanciamo la moneta. Ok, ma ha detto testa. Già. Testa significa che io devo prendere questa cosa qui. No, no. È mia. Grazie. E questa è tua. Tieni. Escape, un'altra pasta modellabile. Andiamola ad aggiungere subito. Wow. Che bella. E la colla rosa metallizzata. Wow, che bella.
La pasta modellabile, un'altra. Ok, ho aggiunto tutto per bene. Adesso è giunto il momento di mescolare, sono super curiosa. Ed ecco qui, la mia ciotola al momento si presenta così. Ci sono tantissime colle di colori diversi, ma ci sono anche delle paste modellabili e il gel. Il gel, capite? Oh, si è pietrificato. È una mega zuppona di colori, chissà che colore ne uscirà fuori. Ma infatti, oh, però guarda che bello. Mentre questa qui è la mia ciotola, guardate qui, non ha proprio un bel aspetto. Speriamo diventi bellissima non appena andiamo a mescolare. Ok, vai. Tutte le palline, colla colla. Oh, oh cavolo, sta diventando tutto bianco. Non è che stia riuscendo proprio benissimo, devo ammettere. Il tuo è orrendo. È un rosa bianco, ecco, come dire, con dei puntini verdi. Un rosa schifo. Il mio slime sta diventando del colore della tua felpa. Guardate, è incredibile. Ma è bellissimo. Ok, aggiungiamo il bicarbonato. Ne aggiungo un pizzico anch'io. Mescoliamo per bene. E aggiungiamo il liquido per lentine. Vado. Sono curiosa di sapere se il mio slime riuscirà. Ma sapete che forse sta riuscendo? Anche il mio inizia a prendere forma. Incredibile, chi l'avrebbe mai detto? C'è di tutto. Ok ragazzi, ci siamo. Il mio slime si è ufficialmente formato e ha un colore fighissimo. Guardate qui. Anche il mio si sta formando. Guardate, wow, è rosa con le palline verdi. Ma chi l'avrebbe mai detto? È un colore troppo strano. È super fluffy ma allo stesso tempo crunchy. Invece il mio è molto geloso. Il gel gli ha dato una consistenza davvero particolare. Gara di bolle? Ci sto. Il fluffy dovrebbe funzionare alla meraviglia. Oh oh, durato un nanosecondo. Provo io, anche se con la pasta modellabile mi sembra un po' complicato. Si buca infatti. Ci devo riuscire. Ok, ce l'ho fatta, una micro pallina. Guarda che strano il mio, ha delle venature. Proprio piccolissimissima. Ma comunque tintrote, adesso votate qui sotto nei commenti qual è stato secondo voi lo slime più bello. Il mio rosa con le palline verdi, oppure il mio in questo colore molto particolare, ottanio, di questa consistenza meravigliosa. Se ancora non l'avete fatto, mi raccomando, iscrivetevi al nostro canale per non perdervi nessuno dei nostri video cliccando qui davanti a Sofì. Mi raccomando, cliccate e sarete subito iscritti. Mentre se vi siete persi il video di ieri, cliccate davanti a lui. Noi vi mandiamo un bacione e un abbraccio, ci vediamo domani con le avventure. Ciao.